Buongiorno, benvenuti alla regia commerciale. Oggi vediamo come poter utilizzare Aladdin e Super Aladdin. Questi attrezzi sono un'attrezzatura che ci permette di poter ottenere dei prodotti affumicati. Questa tecnica di affumicazione è stata portata avanti in cucina per diversi anni, o attualmente viene riproposta molto frequentemente da tutti i migliori chef italiani ed europei. Per poter affumicare utilizziamo Aladdin e Super Aladdin. Aladdin è un affumicatore piccolo, maneggevole, leggero, di plastica, funziona a batterie e dopo vediamo esattamente come poterlo far funzionare. Mentre Super Aladdin è un affumicatore in alluminio con una doppia camera di bruciatura. È molto più professionale, è un pochettino più stabile anche perché ha una base un pochettino più larga e vediamo un attimino come poterli utilizzare. Ora vediamo come affumicare i nostri cocktail. Prendiamo il nostro Super Aladdin e andiamo a mettere nella prima camera del tè al bergamotto, il tè che abbiamo preparato prima. Andiamo a rovesciare completamente nella prima camera. Questa è la camera che ci permette di dare l'aroma alla affumicazione. Sopra mettiamo il nostro braciere. Mettiamo il nostro braciere e nel braciere andiamo a mettere della segatura umida che viene sempre venduta insieme al Super Aladdin. Mettiamo nel nostro braciere la segatura. Andiamo a riempirlo quasi totalmente. Vediamo il cilino. Azioniamo il nostro Aladdin. Lasciamo fare in modo che la segatura cominci a prendere fuoco. A parte abbiamo preparato il nostro mixing glass con il nostro cocktail martini. Andiamo a versarlo nei nostri bicchieri. Sono i nostri due martini cocktail e ci prepariamo per affumicarli. Andiamo a prendere una campana che è venduta sempre qua alla regia commerciale a parte. Vediamo che dal nostro tubicino comincia a uscire del fumo e andiamo a inserire il nostro tubicino all'interno della campana. Lasciamo qua per fare in modo che si riempia completamente la campana di fumo, in modo da poter aromatizzare e affumicare i nostri cocktail. Prendiamo pure il nostro Aladdin. Lasciamo che per qualche secondo i nostri cocktail vengano impregnati dal fumo, che in questo caso è fumo composto da segatura di faggio, creato dalla segatura di faggio e dal nostro tè al bergamotto. Lasciamo ancora per qualche secondo, dopodiché scopriamo. Ora vediamo con Super Aladdin come poter affumicare due cocktail martini, due vodka martini a un sigarillo italiano aromatizzato all'anice. Prepariamo i nostri vodka martini, dopo aver miscelato come sai, le nostre coppette martini. I nostri cocktail martini sono pronti.
dopo cominciamo a sbriciolare il nostro, una parte del nostro sigariglio, che in questo caso, come abbiamo detto, è aromatizzato all'anice, nel braciere di superalade. Prenderebbe fuoco bene al nostro braciere e poi, visto il fumo che il nostro tubicino fa uscire, riempiamo la nostra campana di fumo. Scusate. Riempiamo la nostra campana di fumo, prendiamo il nostro superalade, lasciamo sotto la campana il fumo, in questo caso è, come abbiamo detto, di sigarilli aromatizzati all'anice, lasciamo sotto qualche secondo, scopriamo e avremo ottenuto i nostri cocktail aromatizzati e affumicati al sigarillo aromatizzato all'anice. Questa operazione della campana si potrebbe fare molto e si presta molto bene a essere fatta al tavolo direttamente al cliente, magari con delle campane che troverete sempre qua, più piccole, magari che possono coprire esclusivamente il bicchiere del nostro cliente e affumicare il cocktail direttamente al tavolo, in modo che quando andremo a scoprire tutto il fumo darà un'impressione visiva molto suggestiva.